16-17 minuti di questo mercoledì 31 di luglio, figli delle stelle di Alan Sorrenti nella nostra playlist musicale Summer Party qui su Radio FM1. Come vi avevo già annunciato, abbiamo degli ospiti oggi pomeriggio. Abbiamo in radio l'amministratore unico della San Giorgio Distribuzione Servizi, l'avvocato Giovanni Lanciotti, al quale do il bentrovato. Buon pomeriggio a tutti. E insieme alla nuova direttrice della farmacia comunale di Porto San Giorgio, la dottoressa Laura Battista, ben trovata. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. E naturalmente complimenti per il nuovo incarico che tra poco di cui ci parlerà, insomma, che so che insomma è abbastanza ecco, impegnativo, no? Una farmacia comunale, vero? Infatti insieme all'amministratore Giovanni Lanciotti vorrei parlare della San Giorgio Multiservizi, insomma, SGDS, questo è l'acronimo, no? Che io anni fa dicevo, ma aspetta, fammi andare a cercarlo, ti parlo di anni fa, ma che cos'è? San Giorgio è una società, no, multiservizi, che eroga, no, al comune di Porto San Giorgio ovviamente determinate cose. Ce ne vuoi parlare per chi magari come me anni fa non sapeva che cosa fosse? Ma sì, ne parlo molto volentieri, anche se questa sera parliamo un po' più del servizio della farmacia comunale. In pratica questa sera vorremmo focalizzare e porre l'attenzione proprio su questo servizio che è assolutamente importante. Comunque, come dicevi tu, la San Giorgio Distribuzione Servizi è una società interamente partecipata dal Comune di Porto San Giorgio. Eroga dei servizi in house a favore del Comune di Porto San Giorgio e anche dei servizi importanti, la farmacia, ma anche il servizio mensa, l'attezza urbana e anche il metà, quindi l'occasione del metà non c'era più, anche altri servizi minori. È chiaro che questa è una società che è proprio completamente a disposizione del Comune di Porto San Giorgio e soprattutto è a disposizione dei cittadini di Porto San Giorgio. Noi come San Giorgio Distribuzione Servizi facciamo servizi che sono proprio in prima linea, quindi diamo comunque un risvolto concreto ed immediato alla città. È chiaro che se la città si trova un po' più sporca, quindi ecco che noi cercheremo in qualche modo di fare il possibile per renderla più pulita, lo stesso per quanto riguarda anche la pulizia della spiaggia in questo momento, che è proprio il periodo clou, no? Per quanto riguarda la stagione estiva, è chiaro che noi ci movimentiamo e facciamo moltissimo per far sì che sia la città che la spiaggia, che comunque anche i turisti, che sono tantissimi, poi quest'anno dicono che ci siano tantissime presenze, quindi sia una bella stagione turistica, quindi cerchiamo di fare così. Colgo l'occasione e chiudo la parentesi dell'infarinatura di carattere generale, anche di ringraziare tutti i dipendenti di San Giorgio, perché in effetti in questo periodo, poi anche con questo caldo, hanno a fare un grosso lavoro. Quindi un po' qualche volta anche li dobbiamo un po' scusare se vediamo che c'è qualcosa fuori posto, però sicuramente sia noi come dirigenza, diciamo, sia il socio unico, quindi il sindaco e l'amministrazione, ma anche tutti i dipendenti fanno proprio il possibile per rendere la città più vivibile, più fruibile, sia per i cittadini ma anche per i turisti. La farmacia comunale è per noi un fiore all'occhiello. Ci abbiamo investito, è da 9 mesi che io sono stato nominato all'assemblea del socio unico amministratore di questa società, e per questa farmacia ci abbiamo veramente investito, perché riteniamo che sia assolutamente fondamentale. È proprio uno sportello sulla città, quindi molti cittadini che vanno in farmacia, tanti servizi che noi vorremmo erogare, ne stiamo erogando tanti, vorremmo fare anche di più, tanto che abbiamo potenziato la farmacia, l'abbiamo potenziata nominando la nuova direttrice che è qui con me, e sono veramente contento di presentarla a voi, ma anche di presentarla alla città, la dottoressa Laura Battista. E oltre a questo abbiamo fatto anche un concorso e abbiamo assunto una farmacista a tempo pieno e una farmacista part-time. Quindi adesso stiamo in organico completi e quindi possiamo comunque, abbiamo messo la benzina giusta in questa macchina e cerchiamo adesso di farla camminare e farla. Questo lo facciamo anche grazie e soprattutto alle dipendenti, perché loro che sono lì, è loro che gestiscono i servizi, è loro che si danno veramente molto, ma molto da fare. Tanto che abbiamo iniziato gradatamente e oggi stiamo facendo diversi e molti servizi per i cittadini.
Quindi questo è anche un plauso per le dipendenti, perché chiaramente oltre a fare le normali farmaciste, quindi dare medicine, lo sportello eccetera, fanno anche, si assumono anche delle responsabilità facendo anche dei servizi al cittadino, che diversamente il cittadino sarebbe costretto a fare delle file, a creare, comunque gli creerebbe comunque dei problemi. Le piccole cose che anche potrebbero essere anche come dei campanelli di allarme per poi fare ulteriori e successivi accertamenti, li possiamo fare già in farmacia. E questo secondo me è una grossa cosa che va incentivata e che tutti i cittadini dovrebbero comunque in qualche modo conoscere, perché anziché fare lunghe file potrebbero comunque già fare un primo screening in farmacia e farlo in maniera veloce e anche a costi bassissimi. Però su questo lascio veramente la parola alla direttrice, perché è il suo campo e è giusto che lei ci dica tutto. Sì, grazie mille quindi all'avvocato Giovanni Lanzotti, e infatti proprio di questo sempre più si parla, di una farmacia dei servizi. E quindi alla dottoressa Laura Battista appunto chiedo innanzitutto quelli che sono i servizi che avete appunto appurato e che servono alla cittadinanza, no? Di Porto San Giorgio, e che quindi metterete in campo di qui in avanti. Allora, come diceva l'avvocato, la farmacia dei servizi ha dato, diciamo, un nuovo volto alla farmacia, quindi non è più il negozio, chiamiamolo così, dove sì, andare a prendere le medicine, ma è diventato proprio un punto di riferimento, un primo presidio sanitario sul territorio dove il cittadino può rivolgersi. I servizi che noi abbiamo introdotto sono l'elettrocardiogramma, l'holter cardiaco, l'holter pressorio e la teledermatologia. I primi tre sono anche convenzionati con il servizio sanitario regionale, quindi presentando una ricetta medica dematerializzata con opportuni codici di esenzione, il cittadino può accedere a questi servizi in maniera gratuita e su convenzione con la Regione Marche. E negli altri casi invece l'assenza di ricetta sono a pagamento, però come diceva l'avvocato i costi sono ridotti. Non c'è bisogno di prenotazione, perché sono dei servizi che vengono fatti nell'immediato, e anche i referti sono altrettanto immediati. Parliamo di una decina di minuti nel caso dell'elettrocardiogramma e di mezza giornata nel caso dell'holter cardiaco e pressorio. Mentre la teledermatologia è un servizio un pochino più innovativo, diciamo, chiamiamolo sì, così, perché permette di avere un referto medico di un dermatologo in una tempistica un po' più lunga, si parla comunque di 24 ore, non tempi esagerati, in cui il dermatologo dà la diagnosi e anche la terapia su qualsiasi problematica cutanea, come potrebbe essere una macchia, un neo, una discromia, qualsiasi cosa, magari anche in estate, nel periodo estivo, è un'analisi che facciamo più frequentemente proprio perché si manifestano queste discromie. Ma quindi come funziona in particolar modo questa Abbiamo uno strumento che si chiama dermatoscopio, okay, con cui andiamo a fare delle immagini e le inviamo a un dermatologo che poi nel giro di 24 ore manda referto e terapia consigliata a un prezzo ridottissimo, che andando a un dermatologo privatamente non sarebbe fuori, paragonabile. Esce fuori dal nulla, vengo da voi immediatamente, subito questa mappatura, insomma, che poi inviate al dermatologo. Esatto, sì, sì. Così? Quindi questo, diciamo, è una novità importante. Sì. E idem per l'holter cardiaco pressorio e l'elettrocardiogramma. Un altro servizio che facciamo è il servizio di prenotazione CUP, e quindi sì, anche in questa maniera si salta l'attesa telefonica o la fila allo sportello. E ultimamente abbiamo comprato anche uno strumento per le analisi, quindi facendo un prelievo di sangue capillare possiamo analizzare il profilo lipidico, quindi parliamo di colesterolo o HDL, LDL, che sarebbe sì, buono o cattivo, sì, e trigliceridi, la PCR e l'emoglobina glicata. Quindi tre parametri che permettono di fare, diciamo, una prima analisi per vedere se un soggetto è particolarmente a rischio oppure no nell'ambito di patologie che siano cardiovascolari legate al colesterolo o un inizio di infezione o un inizio di diabete. E, diciamo che il via è stato dato dal Covid. È vero. Perché con il Covid la farmacia è stata... È diventata un punto di riferimento molto importante. E da lì c'è stata questa trasformazione, secondo me in positivo, proprio perché si è avvicinata di più al cittadino, come diceva
giustamente l'avvocato Lanciotti, cioè quindi proprio avvicinarsi sempre più, essere un punto di riferimento e fare anche da filtro comunque un pochettino per non appesantire anche troppo tutte le altre poi strutture, no? Esatto, poi anche in una realtà piccola come la nostra e snellisce un po' tutto. Il cittadino viene da noi, in tempi ridotti fa le sue analisi, va dal medico senza andare a intasare quello che è il Servizio Sanitario Nazionale, che prevede delle lunghe liste d'attesa, certo. E, ma anche veramente basti pensare solo alla chiamata che uno fa al CUP per prendere una prenotazione, ore di attesa, mentre in farmacia è tutto molto più veloce. Esatto, esatto. A me viene in mente, no, sai, il farmacista come la persona che magari ha un disturbo, chiedi un consiglio, no? E ti sa consigliare la cosa giusta, un po' come era il farmacista di una volta. Esatto, stiamo riacquisendo l'immagine del farmacista di una volta, che si era un po' persa, vuoi un po' anche con internet, che ormai tutti sappiamo utilizzare internet, facciamo gli ordini su internet. Chi si fa le autodiagnosi, che proprio sbaglia tantissimo. Invece adesso, grazie a questi servizi, ci siamo riavvicinati all'utente e l'utente si è riavvicinato al farmacista. Bene, dalle cose negative qualcosa per fortuna di positivo, diciamo, da questo punto di vista. E quindi c'è anche una fidelity card, se non erro. Sì, abbiamo stampato le fidelity card da un mesetto a questa parte e la fidelity permette di cumulare punti facendo spesa su, ovviamente, integratori, parafarmaci, prodotti dermocosmetici, certo. Non rientra il farmaco. E perché poi infatti all'interno, scusami se ti interrompo, ti do del tu, sì, certo. Ovviamente ci siamo anche ecco quello che voglio dire, ci sono anche ovviamente oltre ai farmaci anche altre cose all'interno di una farmacia, no, che si possono acquistare. Sì, un po' di tutto, quindi a partire dall'integratore, prodotti dermocosmetici, prodotti per lo sportivo e prodotti per la prima infanzia, quindi parliamo sia di pannolini, cucci e latte, prodotti anche dermocosmetici per il bambino, tant'è che noi abbiamo introdotto, diciamo, una fidelity special che permette alle mamme e ai papà con bimbi di età inferiore ai 3 anni di avere uno sconto immediato del 10% su tutti i prodotti per la prima infanzia. Altre categorie special che hanno diritto a uno sconto immediato sempre del 10% sono gli over 75 anni e chi ha qualche disabilità. Quindi uno sconto del 10% sempre sui prodotti relativi a quell'ambito e niente. E quindi poi dopo con questa card praticamente poi come funziona? La card funziona, la card normale, non la special, sì. Perché la special, sì. Come dicevo, dà diritto a uno sconto immediato. Mentre la card normale è un cumulo di punti, quindi ogni euro di spesa fatta viene cumulato un punto. E al raggiungimento di una certa soglia si ha uno sconto proprio in euro. Bene. Uno sconto di 10 euro su una spesa successiva. L'abbiamo messa per, diciamo, premiare i nostri clienti fedeli. Perché è giusto che venga fatto questo, perché sennò sempre che c'è internet con cui battersi. È vero, però a mio avviso non c'è nulla che possa cancellare comunque il rapporto umano, nel senso di chiedere veramente un consiglio. È quello che fa la differenza. È quello, perché anche io tante volte, no, vai, sì, carità, su questi portali, eccetera, vai a vedere, però ma la persona esperta, colui che ha studiato, ok, ha fatto un percorso universitario e sa quello che dice, è tutta un'altra cosa. Anche conoscendo la persona, sapendo le altre cose che magari prende, lo stile di vita, ci sono dei meccanismi che internet non può. Io ad esempio personalmente vado dal farmacista e chiedo consiglio. Assolutamente, devo. Quindi potrai venire anche nella nostra farmacia. Certo, poi io adesso abito a Porto San Giorgio. Porto San Giorgio, quindi la nostra farmacia c'hai la possibilità di. Per chi non sapesse, dov'è la farmacia comunale? Vai, la dottoressa ci dice dov'è precisamente. Strada Pompeiana 41, sarebbe in località Santa Vittoria, nel centro commerciale Cida, vicino all'Eurospin, Tibotà, quella zona. Sì, beh, quella è una zona molto trafficata, è la parte più a sud, no, di Porto San Giorgio. E quindi, insomma, ecco, vogliamo aggiungere qualcosa? Io lo chiedo all'amministratore. Ma, cioè, noi stiamo facendo uno sforzo importante, lo abbiamo visto anche da queste poche cose, che poi poche non sono, e no. Poi sono anche comunque di livello. E soprattutto quello che vorrei sottolineare è proprio l'attenzione
sia per chi frequenta quella farmacia che potrebbe essere comunque no, un modo per di marketing, no, per, ma noi abbiamo fatto proprio questa Fidelity Card Special proprio per le persone che comunque invece o per i genitori, i giovani genitori, e sappiamo che c'è tutta quanta una politica, no, sulle certo, natalità eccetera, quindi abbiamo voluto in qualche modo nel nostro piccolo, poca cosa, però abbiamo voluto comunque incentivare anche questo, perché voi pensate che comunque quanto si spende per i bambini, no, per i bambini piccoli, quindi nel momento in cui già c'è subito uno sconto immediatamente del 10% è comunque abbastanza, è un aiuto, abbastanza, un aiuto importante. E lo stesso anche per quanto riguarda gli over 65, sappiamo che comunque anche gli anziani. Porto San Giorgio purtroppo è una città che sta comunque sia andando verso la direzione della, no, di una città dove ci abitano soprattutto persone anziane, quindi per noi era assolutamente fondamentale anche stare dalla loro parte e quindi fare immediatamente uno sconto del 10%. E poi è chiaro per coloro che hanno comunque una disabilità di qualsiasi genere, lo stesso avere uno sconto immediato del 10%. E lo sconto del 10% su questi prodotti è una cosa importante, non è che stiamo parlando di portoprodotti, di magari di questioni differenti, eccetera, per cui magari il 10% potrebbe sembrare poca cosa. Invece questi prodotti specifici, il 10% è una cosa importante. Quindi noi ci abbiamo voluto investire per dare un ulteriore servizio e per cercare di far capire proprio ai cittadini che noi stiamo dalla loro parte. Sono d'accordo. È stato un piacere fare questa chiacchierata insieme a voi e quindi ringrazio davvero la dottoressa Laura Battista, che è la direttrice della farmacia comunale di Porto San Giorgio. Grazie a voi. E grazie all'amministratore unico della San Giorgio di Istruzione, l'avvocato Giovanni Lanciotti, grazie per essere stato. Grazie. Quindi vi invitiamo tutti, facciamo questo invito, questo appello, vi invitiamo a venire a conoscere la direttrice, a conoscere tutto il personale e anche, non so, prendere esame. Di dare, esatto. Prendere comunque contezza di tutti questi servizi che la farmacia offre. Esatto, la farmacia comunale di Porto San Giorgio. Grazie.